bentrovati al consueto appuntamento con Fatti e Opinioni. Oggi parliamo di libri e ne parliamo a Ragusa e da Ragusa perché ci sarà dal 9 al 12 giugno la 13ª edizione di A Tutto Volume. Ormai è un grande appuntamento, un grande evento anche nel panorama editoriale italiano perché con 13 edizioni, appunto questa è la 13ª in 12 anni, questa realtà è cresciuta molto e ormai è un punto di riferimento, come sanno le tante migliaia di persone che di volta in volta sono state protagoniste proprio da ascoltatori, spettatori, ma soprattutto anche spettatori e fruitori dei libri interattivamente con tutta la comunità che si muove intorno ai libri in un paese che, ahimè, purtroppo legge pochissimo e chissà che queste esperienze servano a migliorare il dato di fatto. A Tutto Volume è una creatura di Alessandro Di Salvo, lo possiamo dire, lo ringraziamo, lo salutiamo. Grazie, per essere qui con noi, che è il direttore artistico di A Tutto Volume, Libri in Festa, è la denominazione completa dell'evento, che in questo estremo lembo di periferia sud del sud, a un certo punto, così, per una idea folgorante che immagino le sarà venuta a suo tempo, è nata così, fra lo stupore positivo generale, perché ancora oggi, ecco, tutti dicono, ma com'è stato possibile? Ecco, cominciamo da lì, com'è stato possibile? Ma allora, devo dire che voglio condividere un po' l'idea di questa manifestazione con Roberto Ippolito, che è un giornalista e scrittore romano, che avevo invitato per un'altra manifestazione che facevo a Comiso, e facendo poi un giro, gli scrittori spesso vogliono, quando vengono invitati, vogliono poi magari vedere un po' anche il territorio, assaggiare le nostre prelibatezze, e facendo proprio un giro per Ragusa e Ibla nel 2010, lui mi disse, ma qui avete qualche manifestazione legata ai libri in questo posto meraviglioso? Perché sai, io ho molti contatti, volendo si potrebbe pensare di fare qualcosa, perché vedo che questo Ibla in particolare gli si presterebbe molto a un festival letterario, a un evento culturale. E io ho detto no, in effetti non c'è qualcosa di, ecco, che abbia una sua serialità, una continuità legata ai libri. E da lì, ecco, nacque questa prima edizione del 2010, e poi, insomma, che in effetti era una scommessa, perché come accennava in sede di introduzione della trasmissione, in effetti non solo in Italia si legge poco, ma in Sicilia si legge pochissimo. Cioè, pensi che tre persone su quattro non leggono neanche un libro l'anno. Sono dati chiaramente molto preoccupanti in un paese in cui già uno su due non legge un libro l'anno, ma in Sicilia i dati sono davvero sconfortanti, direi. Per cui in effetti mi dicevano, ma sai, ma i libri qui non interessano a nessuno. In realtà quella prima edizione, che chiaramente come tutte le prime edizioni poteva avere dei numeri molto limitati, ci fece capire che c'erano le potenzialità per fare crescere questa manifestazione, per fare qualcosa di grosso. E da lì la seconda, poi dalla terza, quarta in poi, in effetti la manifestazione è arrivata a un livello importante, sia in termini di ospiti, in termini di turismo culturale che muove, di presenze del pubblico. Io veramente potrei fare una storia, magari quando finirò di organizzare la farò la storia di queste edizioni. Vi assicuro, c'erano delle mail che arrivavano dagli editori, ma come si arriva a Ragusa, dove si trova a Ragusa, 13 anni fa. Voglio dire, anche credo l'offerta che poteva offrire la città era diversa. Cioè, io ricordo, andavamo nei ristoranti, avevano già finito i secondi, dovevamo un po' con gli autori giustificarci della mancanza di certi tipi di alberghi, certi tipi di offerte. Quindi devo dire, è anche poi cresciuto tutto il sistema di accoglienza della città, ma certo che insomma, è quello che facciamo oggi è selezionare, dover dire di no a tanti, abbiamo, non voglio dire usare la parola pressioni, perché chiaramente non, cioè, è esagerato in questo
tipo di situazione, ma voglio dire, gente che mi telefona e sai, so che conosci l'organizzatore di A Tutto Volume, ma vedi se riescono ad invitarmi, e non parliamo di gente sconosciuta. Beh, sono delle autocandidature. Delle autocandidature, voglio dire, quindi insomma si è creato un bellissimo sistema. Fra l'altro noi da un po' di anni abbiamo introdotto la figura del direttore ospite. Perché cosa succedeva? Succedeva che la gente veniva qui, stava bene, benissimo, e poi a fine manifestazione mi diceva: ma io l'anno prossimo non avrò un nuovo libro, come faccio a ritornare? E va bene, vieni a fare il conduttore. E quindi si è creato questo, una comunità, questo meccanismo in cui sì. Autori invitano altri autori, sì, facendosi sì. garanti del fatto che qui c'è pubblico, che qui si mangia bene, che qui si sta benissimo. Perché in effetti noi abbiamo puntato sull'idea vacanza sin dall'inizio. Noi, contrariamente a tanti altri festival, offriamo la vacanza quindi per i 3 giorni. Quindi indipendentemente dal giorno dell'incontro possono fermarsi e possono portare chi vogliono. Racconto sempre il caso estremo dei 2 alberghi affittati alla stessa persona, uno per la moglie e uno per l'amante. L'amante al mare, la moglie in città. Quindi diciamo che offriamo un'accoglienza a 360 gradi. Insomma, come dico sempre ai nostri autori, abbiamo strade penose, abbiamo tantissimi problemi, ma insomma, accogliere, lì siamo, ci sentiamo molto forti come siciliani. Bene, in questo intervento ci sono tantissimi spunti, tantissimi elementi di interesse, ognuno dei quali andrebbe approfondito e meriterebbe di essere approfondito. Vediamo un po' cosa riusciamo a trattare, però intanto ecco, mi interessava questo fatto che dal racconto della prima volta, no, di come nacque, di come si realizzò, ovviamente è stata una progressione continua, immagino costante, perché ad ogni anno sempre è avvenuto un miglioramento di risultato sotto vari profili rispetto agli anni precedenti, e questo addirittura non si è arrestato neanche negli anni, diciamo, del Covid, perché nessuna edizione è mai saltata, e quella che è stata, ovviamente sarebbe stata maggiormente limitata, quella del 2020, comunque si è svolta regolarmente, seppure in autunno, appena ci fu l'allentamento del primo lockdown. Quindi evidentemente c'era una fortissima domanda, una fortissima volontà corale da parte di tutti. Sì, devo dire che in questi 13 anni chiaramente ci sono stati ovviamente delle edizioni chiave, ecco, io le definirei così. Sicuramente noi la terza edizione fu un'edizione veramente con ospiti importantissimi, cioè fu un salto di qualità rispetto alle prime due, salvo poi la quarta edizione addirittura rischiò di saltare. Perché c'era la provincia commissariata, la Camera di Commercio commissariata, il sindaco di Ragusa si era appena dimesso, per cui ci trovammo in una situazione in cui la manifestazione veramente rischiava di saltare, e lì si creò spontaneamente il Comitato per A Tutto Volume, che raccolse una cifra che, voglio dire, non fu magari decisiva per salvare la manifestazione, ma fu decisivo il fatto che la gente si mise assieme per salvare la manifestazione, che magari quando salta un'edizione poi riprendere le firme, non voglio dire che diventa un'edizione zero, ma comunque è un po' complicato. Invece quella quarta edizione, fatta con l'aiuto dei cittadini, organizzata veramente in meno di un mese, perché fino a fine aprile, ricordo, non sapevamo ancora come farla, e diede veramente uno slancio decisivo. È uno slancio decisivo in termini di forza, di, come posso dire, anche di autostima, ci è stata data dall'edizione del 2020, perché l'edizione del 2020 sono saltate praticamente quasi tutti i festival. Noi l'abbiamo fatta a ottobre e appunto la normativa ci impose di inserire la prenotazione obbligatoria, perché appunto non si poteva accedere liberamente agli eventi. E quello ci ha fatto capire ulteriormente la forza di questo festival. Noi lo scorso anno, all'edizione di giugno, addirittura col coprifuoco e la prenotazione obbligatoria, abbiamo fatto quasi 9.000 prenotazioni, il che vuol dire che 9.000 persone, e considerate che a Tutto Volume è anche un pubblico con un'età media anche medio-alta, voglio dire, e anche su questo dovremo secondo me lavorare, interessare di più i giovani, ma c'è un'età media medio-alta, cioè 9.000 persone hanno inserito il proprio indirizzo mail, in alcuni casi dato il numero di carta di credito, per prenotarsi agli incontri.
Perché mi dicevano, vabbè, ma è facile fare a tutto volume perché porti gente famosa ed è tutto gratis. In realtà lo scorso anno, che non era tutto gratis, che bisognava prenotarsi, che se non avevi prenotato non potevi neanche accedere all'impiedi perché era vietato appunto l'intrattenimento che non fosse statico, e a tutto volume ha dimostrato veramente una grandissima forza, tant'è che insomma quest'anno abbiamo un entusiasmo e anche tantissime aspettative, perché finalmente, insomma, salvo imprevisti di cui non voglio neanche parlare, insomma, ci sarà un'edizione, insomma, praticamente nella totale normalità, sicuramente senza mascherine, sicuramente senza obbligo di prenotazione, quindi torniamo a un'edizione libera, accessibile a tutti, a quella festa di piazza che, come recita il sottotitolo, vuole essere questo evento, che nasce, voglio dire, anche non certo in contrapposizione, ma anche per dimostrare un po' che i libri non sono qualcosa di noioso. Certo, allora entriamo subito nel merito di questa 13ª edizione, questo programma appena dato alle stampe, quindi sì, ormai è definitivo, ovviamente tutti possono leggerne il contenuto, saranno oltre 50 eventi, 4 giorni, con questa anteprima sulla terrazza del porto del giovedì, sì, che arricchisce ulteriormente appunto anche l'estensione temporale del programma e che peraltro si apre con dei temi molto forti, con dei motivi veramente interessanti, no? Da Dante a Bergoglio, da sì, sì, Pasolini, a Bufalino, appunto, fra cinema e letteratura, con personaggi importanti, c'è Pupi Avati per esempio su Dante e tanti altri. Sì, e quindi... sì. Tra l'altro la cosa, diciamo, particolare è, di cui insomma mi hanno dato atto un po' gli esperti, un po' che hanno letto il programma, è che proprio si vede, che secondo me è il complimento più bello, che non è un programma fatto dalle case editrici, cioè non è un programma solo delle 40 novità del momento messe lì. È stato pensato non solo da me, dai direttori ospiti appunto a cui facevo cenno prima, ci sono degli incontri inediti, per esempio il maestro Pupi Avati verrà intervistato da Francesca Fagnani, comunque la cosiddetta belva di questa trasmissione di culto di Radio 2, quindi sicuramente ne uscirà un mix che sarà a Ragusa e non potrà essere da nessun'altra parte, come pure per la prima volta verrà presentata questa sceneggiatura inedita di Gesualdo Bufalino su Franca Florio, e poi insomma tantissimi temi, per esempio la chiusura la faremo con Daria Bignardi, che ha scritto un libro sui libri che gli hanno rovinato la vita, ma a Ragusa l'incontro diventerà una specie di happening collettivo sui libri che hanno rovinato la vita a tutti, perché ci sarà Federico Taddia che giocherà con i social, col pubblico, e Massimo Cirri che la intervisterà. Quindi insomma l'idea del festival è fare anche dei momenti diciamo di intrattenimento, leggeri, avvicinare il libro a più persone possibili, ma nello stesso tempo usare il festival per approfondire i temi della stretta attualità, perché purtroppo molti argomenti complessi ed estremamente complessi vengono liquidati in un post, in un titolo, siamo abituati, ecco, a una frenesia nella lettura della quantità enorme in effetti di informazioni a cui siamo sottoposti, quindi il festival secondo me deve anche avere questa funzione, poter far stare le persone un'ora a approfondire un argomento. È molto bello, appunto, e mi piace molto che non ci sia più il coprifuoco quest'anno, perché in effetti non è raro, anzi direi che è la norma, che dopo gli incontri fino a mezzanotte, fino a l'una, la gente discuta ancora dei temi, insomma anche questa riscoperta della piazza come luogo di confronto secondo me è molto davvero interessante ed è una delle cose, uno degli obiettivi che secondo me a tutto volume ha raggiunto.
Quindi in questa immersione totale, in questi 4 giorni, che poi sono anche 4 notti sostanzialmente, perché si va fino a tardi, e quindi speriamo che anche il contesto dal punto di vista complessivo, i luoghi, ma anche poi il clima, il tempo, la temperatura, anche la voglia di socialità che sicuramente si è fatta sentire, si fa sentire ora dopo oltre 2 anni insomma, di limitazioni fortissime, sono gli ingredienti migliori, peraltro dicevamo di una 50ina di eventi, non li ho contati, ma forse sono anche di più. Anche di, siamo, sì, forse sono anche quasi di più, 60 eventi. In cui, c'è veramente, possiamo dire, quasi il meglio insomma, di ciò che offre la realtà italiana nella letteratura, nella filosofia, nella storia, nel giornalismo, nella sociologia, insomma, nelle scienze, con nomi anche molto importanti. Non so, nel giornalismo andiamo da Rizzo a... adesso mi sfugge il cognome, ma la specialista di giudiziari, ecco, Sarzanini, Fiorenza Sarzanini appunto, di, e così tanti altri, no? Poi c'è Abate, c'è l'Area Capo, c'è il generale Figliuolo, insomma ci sono anche... No, tutti i temi, ecco, interessante quello che si diceva poc'anzi, il programma non lo hanno fatto le case editrici, perché ovviamente purtroppo sappiamo come il marketing debba ispirare necessariamente qualunque attività economica, e quindi anche quella ovviamente delle case editrici. Qua c'è un programma pensato e riflettuto proprio a misura di consumatore indipendente, no? Che vuole informarsi, che vuole capire, che vuole approfondire, che vuole essere un cittadino a pieno titolo, no? Della realtà. Sì, sì, ripeto... A tutto volume nasce sin dall'inizio per avvicinare alla lettura, per questo appunto endemico problema della scarsità di persone che leggono, cioè ci sono i lettori forti, diciamo quelli che leggono un libro al mese, che alzano un po' la media, e poi purtroppo c'è una grande fetta della popolazione che non si avvicina al libro, quindi sicuramente da un lato a tutto volume vuole avvicinare alla lettura, anche magari utilizzando quel personaggio, quel nome TV, quel nome che si vede alla trasmissione delle Iene, piuttosto che al telegiornale, e magari ecco... per molti anche l'acquisto del primo libro della vita, e quindi avvicinare da un lato, dall'altro promuovere i luoghi, perché chiaramente queste persone sono poi anche testimonial delle nostre bellezze. Certo. Non è stato appunto in questi anni, potrei fare un elenco lunghissimo di gente che poi è venuta ad agosto in vacanza, o di gente che mi ha chiesto di acquistare un piede a terra a Ibla. Quindi sicuramente poi loro si fanno ambasciatori di quello che hanno vissuto qui. E il terzo motivo, appunto, è, come abbiamo detto, l'approfondimento, per cui ecco, ci sarà appunto una scienziata di fama internazionale come Ilaria Capua, ci sarà Marco Travaglio e Gianni Barbagetto per parlare di riparlare di Tangentopoli, si parlerà appunto, come abbiamo detto, di Pasolini, insomma sicuramente ci sono un po' tutte le tematiche più stringenti del momento. Ecco, mi è dispiaciuto non poter mettere qualcosa anche sulla guerra, perché purtroppo non siamo riusciti a trovare il giusto autore, ecco, per affrontare anche questo tema, ma anche se, scusa, e chiudo, sicuramente appunto la presenza di Luciano Canfora, che sta avendo delle posizioni anche un po' controverse, se vogliamo, sulla guerra in atto, sicuramente credo che una domanda sulla Russia all'incontro con Canfora non mancherà. Sì, difatti quella domanda che stavo per fare era questa, presupponendo che il programma comunque in gran parte sicuramente fosse stato definito prima del 24 febbraio, no? Ecco, immagino che sia andata così, io appunto stavo per chiedere, evidentemente, come dire, la grande vicenda che sta sconvolgendo l'umanità nell'attualità ormai di questi 2 mesi e mezzo, è chiaro che non può essere entrata, però non di meno evidentemente io immaginavo anche una casualità precedente, no? Per esempio c'è una figura come Luciano Canfora, la cui posizione comunque è molto controversa, molto dibattuta, e quindi sicuramente animerà un po' il dibattito e il confronto, sì, tra coloro che la pensano come lui, sì, tra coloro che la pensano in modo opposto, ovviamente. Sì, sì, sicuramente, chiaramente poi le vicende dell'attualità, della stringente attualità, poi ecco, magari ci superano, quindi non riusciamo, ecco, a stare proprio necessariamente sul pezzo, ma poi insomma avendo
come dicevi, storici, filosofi, politologi, editorialisti. Qui poi sicuramente la domanda sull'attualità viene sempre fuori. Io ricordo che abbiamo fatto, appunto, quando a novembre, dicembre stavamo iniziando, come posso dire, il sentire comune era: purché non si parli di pandemia, che di pandemia non se ne può più, non parlate più di pandemia. Infatti tant'è che sia Ilaria Capua non parlerà della pandemia, piuttosto di questa idea di salute circolare, cioè di come la salute del pianeta, degli animali, delle piante è nostra, sia tutta. Ilaria Capua è una scienziata ed è stata anche una politica che ben prima della pandemia aveva molto da dire, no? E quindi ben venga. No? Come pure il generale Figliuolo, che non verrà qui in quanto commissario per l'emergenza vaccini, quanto per raccontare un po' la sua vita, la vita degli alpini e della logistica, di quanto sia importante la logistica. Lo stesso Canfora in effetti presenta un titolo che è precedente alla guerra, ma che è molto interessante sul piano, come dire, della denuncia sulla ingiustizia sociale, ovviamente, dal suo punto di vista, ovviamente. No? Sì. Che... E abbiamo anche la fortuna, fra l'altro, di avere il giudice Bruno Giordano, che è nostro, diciamo, conterraneo, che è amico del festival da tanti anni, che insomma ora ricopre questo ruolo importantissimo perché è direttore dell'ufficio, il capo dell'ispettorato nazionale del lavoro, esatto. Cioè, peraltro lui da sempre in prima linea anche da magistrato contro le morti sul lavoro, esatto, e quindi insomma sarà un dialogo fra loro due, proprio perché c'è una parte del libro di Canfora che affronta questo problema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Bene, bene. Una domanda che è importante così rispetto a ciò che ho ascoltato poc'anzi. Quando si diceva purtroppo drammaticamente, no, del bassissimo indice di lettura che riguarda l'Italia ovviamente rispetto all'Europa e rispetto, come dire, al mondo occidentale avanzato, al Nord Europa, sì. Poi riguarda il Sud moltissimo anche rispetto alla media italiana già pessima, rispetto ai 3 su 4 che non leggono neanche un libro all'anno, nella esperienza concreta, anche empirica, di questi 12 anni, no, di a tutto volume, è emerso qualche elemento per cui si possa, per esempio, anche solo a mo' di curiosità, insomma, non scientifica, capire quanti fra i 3 su 4 che non leggono un libro l'anno siano presenti, se ce ne sono, spero, insomma, fra coloro che sono venuti, fra le migliaia di persone che vengono a tutto volume? Sicuramente tutti e tre vengono, perché sicuramente il personaggio TV o l'attore o il musicista c'è sempre nel programma, e quindi anche per la sola curiosità, voglio dire, a tutto volume è diventato, io ecco, posso fare un po' un'analisi dell'edizione 2019, che è quella un po', diciamo, dove ci fu il boom di presenze, pure troppe direi io, anche se un organizzatore sembra quasi un'eresia che un organizzatore dica pure troppe, ma allora ci furono anche dei finalisti dello Strega che proprio in quei giorni sono... Voglio dire, ci fu il discorso è questo, per molti venire da tutto volume è diventato anche un modo per vedere il centro storico vivo, per uscire, per incontrare gente, per esempio l'altra sera a teatro ho incontrato una coppia, quando io conoscevo la ragazza me la presento, mi ha detto: ci siamo conosciuti e fidanzati da tutto volume. Quindi è sicuramente un momento in cui la città è anche orgogliosa di se stessa, di farsi vedere, ecco, così viva, con i ristoranti pieni, tutta la gente, Piazza San Giovanni, che di solito magari a mezzanotte del venerdì non è piena, e invece in quei giorni lo è. E quindi voglio dire, anche chi non ha mai letto un libro, per il gusto di esserci, per il gusto di incontrare, per il gusto di vedere da vicino quel personaggio che vede solo in TV, viene ad a tutto volume. Quindi capitano, meglio potrei fare un elenco lunghissimo di incontri, appunto, in cui c'erano 2000 persone e poi venduti 10 libri. Mentre altri incontri in cui sono 100 persone venduti 60 libri. Sì, appunto, questo dipende se viene quell'uno su quattro o se, esatto, vengono quei 3 su 4. Esatto, esatto. Quindi io già so che ci sono quegli incontri in cui viene gente in cui non gli interessa niente del libro, non comprare il libro, ma solo per il piacere. Ma voglio dire, ci sta anche, perché comunque... È sempre un investimento sul futuro. È sempre un investimento sul futuro, si può comprare anche per semplice curiosità. E fra l'altro, essendo gli incontri tutti concatenati, considerate che, per dire, il sabato ci sono circa 20 incontri, allora succede che se anche il mio attore preferito
è alle 6:30, poi io non vado a casa di sabato sera alle 7:30. Comunque magari ormai che sono lì vedrò una cosa. E devo dire, secondo me, a tutto volume, non è mai stata una manifestazione snob. Una volta un incontro uno ha detto, che io insomma non l'ho presa neanche bene, non sembra di essere una presentazione di libro, come per dire che a una presentazione di libro non ci deve essere nessuno. Devono essere sempre... Sì, magari con un campione ristretto di persone, sì, selezionate, esatto, no? Ecco. E invece no, lo spirito della manifestazione è questo. Certo. Infatti voglio dire, non c'è un tema, è un modo per rendere popolare il libro. Sì, esatto, ma infatti io la definisco una manifestazione pop, perché sicuramente c'è anche quel nome che in altri festival non si troverà, perché magari hanno un po' più hanno un taglio anche più alto. A tutto volume c'è l'alto, c'è il medio, sicura, per dire, finora non ho mai invitato calciatori, non ho mai invitato youtuber, ma non dico che non lo farò, perché potrà capitare, ma insomma non c'è nessuna preclusione. Ecco, tutto volume non ha un tema, cioè non vuole essere un approfondimento altamente specializzato su un aspetto della critica letteraria, piuttosto a tutto volume è un po', come posso dire, un sunto di quello che nell'ultimo anno editoriale c'è stato a livello di libri che si sono fatti notare, personaggi che sono emersi, argomenti appunto di stretta attualità, e su questo vuole incontrare la gente, incontrarlo nelle piazze, ecco. Fra le tante migliaia di persone che ovviamente complessivamente nei 12 anni precedenti, ma poi anche ad ogni edizione vengono, sicuramente si fa sentire anche quella della parte di persone che i libri li divorano. Per esempio l'anno scorso, così leggevo dei dati, molti dei protagonisti di quell'edizione poi hanno visto anche un'impennata nelle vendite dei loro libri, non so, da Auci a Genovesi, da Lillo a Diliberto, in sì, arte sì. Pif, no? Che erano appunto, ne cito alcuni dell'anno scorso, no? Quindi comunque è un circuito che funziona sul serio, cioè magari ci sarà una parte così di curiosità un po' più esterna, no? Ma ben venga anche quello, ovviamente per determinare il successo dell'intero circuito sociale e culturale, ma poi c'è anche la parte che evidentemente, cioè, con i libri si misura e con i libri vive tutti i giorni, no? Certo, no, ma sicuramente il successo in termini numerici, che io prima, ecco, esagerando, ho detto anche troppo, nel senso che non mi piace chi viene a fare la passeggiata o chi magari disturba perché nella stessa ora si vede tre incontri perché fa, ecco, però voglio dire, alla fine noi quest'anno avremo nonostante i tempi il record di raccolta a livello pubblicitario, e sicuramente lo sponsor non gli interessa quanti libri si vendono, ma quante presenze fa. Certo. Al ristoratore interessa quante presenze, certo, ci sono, all'albergatore interessano le presenze, quindi ho perso il filo della domanda. No, dicevamo, a proposito così del campione, no, di pubblico che c'è, non è solo un problema diretto di chi acquista i libri, perché agli sponsor per esempio interessa anche il numero delle presenze, quindi è tutto un indotto complessivo, no? Sì, sì, no, no, ecco, scusa, parlavamo delle vendite. In effetti, per esempio, l'anno scorso avevamo 4 dei primi 10 della classifica erano a Ragusa. Per le librerie sicuramente è un secondo Natale, cioè quello che in quei 4 giorni per loro è come, certo, se fosse, certo, un boom di vendite. Certo, non sono numeri stravolgenti, ma insomma si vendono circa sui 1.500, ecco, 1.500 libri, però da considerare che 1.500 libri ai banchetti, ma poi c'è tutta una vendita, certo, precedente, certo, c'è tutta una vendita, certo, post festival, c'è una vendita anche online, purtroppo, certo, dobbiamo, certo, c'è anche questo caso, però libri che magari vengono conosciuti al festival e poi acquistati. Bene, l'evento immagino che da tempo ormai abbia acquisito, raggiunto una sua normale tranquillità di equilibrio finanziario, no? Nel senso che si autorremunera tranquillamente. Sì. Ecco, una cosa interessante è questo: quanto viene dal pubblico e quanto dal privato nel finanziamento di questo evento? Ma allora, per l'edizione di quest'anno dovremmo essere a circa il 60% privato e il 40% pubblico. Naturalmente partivamo da percentuali molto diverse, ma è giusto che il festival piano piano raggiunga una sua autonomia, perché
appunto le cose non si sa. Per esempio sappiamo che in questi giorni è in discussione la finanziaria alla regione, verrà approvata sicuramente, però se non dovesse essere approvato per un motivo o per un altro, è giusto che anche l'edizione insomma abbia una sua, un minimo ecco, di garanzia di potersi fare, poi insomma si troverà dove tagliare i fondi. E in questo senso, per esempio, l'idea di fare acquistare il posto agli affezionati, che poi l'anno scorso sono stati migliaia, e abbiamo fatto questa formula che pagando 3 euro ti viene dato un libro di una casa editrice a noi collegata e tu hai il posto, per esempio questa cosa è stata accolta con grandissimo favore dagli amanti di A Tutto Volume, perché alla fine 3 euro, fra l'altro avendo anche un libro, è una cifra assolutamente accessibile, hai la possibilità di avere la tua sedia senza dover prendere il posto o farti levare il posto da uno a cui non interessa niente o dover guardare il tuo autore preferito da lontano all'impiedi, e consente anche al festival di avere una sua entrata, perché in effetti quando fai tutto gratis succede che la manifestazione cresce sempre di più, ma ti costa sempre di più, perché chiaramente una manifestazione più grande ha costi sempre maggiori, ma se non fai pagare nulla. E devo dire che questa idea è passata molto molto bene nel pubblico. Che c'era un interesse reale, vero? Sì, autentico. Assolutamente, ma poi alla fine voglio dire, così ho la mia sedia, non devo arrivare prima, perché fortunatamente, voglio dire, c'è sempre il problema di trovare un posto libero agli incontri, e per cui quest'anno, che per esempio la normativa non ci imporrà l'obbligo di prenotazione, però ecco, daremo la possibilità a chi vuole, cioè l'accesso sarà gratuito e libero, però chi vuole la sua sedia potrà prenotarla come è stato fatto negli ultimi 2 anni. Bene, allora attraverso l'esperienza sempre crescente, progressiva anche in termini di successo, dei risultati di questo evento, se volessimo noi guardare il territorio, la comunità, i luoghi interessati, no? Negli aspetti della socialità, del turismo, ma inteso come persone che arrivano, no? E fanno esperienza anche di conoscenza della realtà, poi c'è anche ovviamente l'indotto economico. Che tipo di finestra ci apre nella conoscenza di questo flusso, di questa esperienza a tutto volume? Cioè il territorio, rispetto alla prima volta, quando si trovò alle prese con questa novità, oddio cos'è questa cosa, no? Poteva predisporsi in tanti modi possibili, poi a poco ovviamente ha metabolizzato, ha capito, immagino che abbia interagito, no? Che tipo di indicazioni emergono? Ecco, ovviamente con l'esperienza anche individuale di chi sa tutto, no? Di ciò che è stato fatto dal primo all'ultimo momento, no? Di questi 12 anni, adesso il 13° anno. Sì. Devo dire che, appunto, come dicevo prima, sicuramente tutta la filiera degli alberghi, dei ristoranti è molto più pronta ora. È anche aumentata la scelta. E devo dire c'è una grandissima collaborazione da parte di tutti, io da parte proprio sia degli imprenditori, delle amministrazioni, parte le amministrazioni che si sono succedute, che hanno sempre creduto nella manifestazione, ma devo dire tutte le associazioni di categoria, i commercianti, i ristoratori, tutti hanno sempre dato massima disponibilità a questo evento, anche perché voglio dire quello che arriva è un tipo di pubblico, sia gli stessi protagonisti, che comunque fa sempre piacere vedere nei propri locali personaggi di un certo richiamo, ma anche il tipo di pubblico che richiama la manifestazione piace molto, perché è un pubblico alto spendente, un pubblico sostanzialmente educato, ma non perché voglia fare distinzione, ma proprio per il tipo di pubblico che attira questo genere di manifestazioni, comunque quindi la collaborazione è stata massima e devo dire tutti gli autori sono felicissimi e nessuno, ecco, io quando finisce il festival proprio ho il piacere di leggere
le mail di ringraziamento che mi arrivano, alcune veramente sono proprio non solo uno stimolo, che proprio non vedo l'ora che venga la nuova edizione per poter rileggere quello che scrivono autori che sicuramente sono abituati ad andare nei posti più belli, insomma, noi sicuramente è gente che ha vissuto tanti festival, ha mangiato nei posti migliori d'Italia, quindi non è che però il fatto che noi riusciamo a sorprenderli, devo dire la cosa che piace di più e di cui tutti parlano è il connubio fra organizzazione molto precisa negli orari, per esempio da noi gli incontri iniziano tutti in orario. Non è una cosa normale nel sud, cioè centro-nord è normalissimo, cioè, al sud purtroppo noi, no. Quindi questo connubio fra la precisione, cioè il silenzio che c'è agli incontri, l'organizzazione, l'orario e il calore. Quindi non è né quel calore, vabbè, compà, facciamo, arrungiamo. Un connubio virtuoso tra una caratteristica, diciamo, del sud e esatto, che non cioè, è diciamo, sud, una cosa fra ecco, il sud così arruffone un po' e la milanesità, se vogliamo voglio dire così, dell'organizzazione che però magari manca di calore. Bene, allora rispetto, siamo in conclusione rispetto alla domanda che facevo poc'anzi, quindi si può dire che in qualche modo a tutto volume ha anche migliorato, no? Il territorio, la sua struttura sociale, no? La sua anima anche economica, sociale, culturale, no? Perché evidentemente ci si è abituati ad essere all'altezza anche di un evento di questo tipo. No? Allora, sicuramente quello che ho notato, per esempio, sono nate tante altre manifestazioni di libri, sia a Ragusa che nel territorio, sulla scia di A Tutto Volume. Il che non è assolutamente un problema, cioè nel senso non c'è un problema di primogenitura, fra l'altro anche A Tutto Volume ha copiato i grandi festival europei, quanto piuttosto Mantova, quindi assolutamente non c'è nessun diritto di copyright sulle manifestazioni libere, però voglio dire ha stimolato, nel senso che ha detto ah, allora non possiamo fare solo sagre o fiere del formaggio, allora anche se offriamo qualcosa di più sostanzioso, la gente viene. E voglio dire, mi fa piacere che abbia aperto la strada a tante nuove manifestazioni, che abbia sicuramente stimolato i ristoratori. Ripeto, io quello che ho notato è stato un grandissimo salto di qualità da parte del sistema di accoglienza, che bene, magari sarebbe stato, ci sarebbe stato lo stesso, voglio dire. Però ecco, mi voglio pensare che anche eventi importanti o la presenza di ospiti che hanno delle esigenze di un certo tipo abbia stimolato chiaramente tutti a fare meglio. Bene, bene, vediamo se in un minuto e poi chiudiamo, riusciamo a dare spazio a due brevi notazioni finali. Intanto uno un po' di contenuto, perché abbiamo un po' fatto degli accenni al programma, ma mi pare anche una cosa interessante che il programma ha tenuto conto per esempio di tre anniversari, no? Il 100° anniversario della morte di Giovanni Verga, il 100° anniversario della nascita, quindi il 100° compleanno se fossero in vita, di Margherita Hack e di Pierpaolo Pasolini. Ci sono dei momenti molto importanti anche dedicati a questi personaggi. Sì, praticamente Margherita Hack avrebbe compiuto 100 anni proprio il 12 giugno e quindi Federico Taddia, che era un suo grande amico ed estimatore, ha pensato appunto di organizzare questa festa di compleanno che sarà appunto a Ibra proprio in questo giorno. Con un titolo dedicato proprio a lei, mi pare. Sì, sì, buon compleanno Margherita. La notte delle stelle. Ci sarà anche appunto della musica, perché Margherita ha anche composto un brano musicale che non mi ricordo se andò anche a Sanremo, forse verrà cantato questo brano. Insomma, poi naturalmente Verga e Pasolini con Fulvio Abbate e questo critico, già nell'anteprima, il critico, nell'anteprima del giovedì, appunto, che abbiamo sperimentato lo scorso anno un po' per dare il senso della ripartenza turistica del nostro territorio con Marina di Ragusa, e che insomma è stato un grande successo e quindi è stato chiesto di riproporlo. Bene, gli ultimi 30 secondi, c'è un festival per ragazzi dentro, sì, certo. C'è una finestra sulla letteratura per ragazzi, è importante questo anche per cercare di abbassare anche l'età media. Sì.
Allora, assolutamente. E i dati sulla lettura sono sconfortanti per gli adulti, invece sono molto confortanti per i ragazzi, soprattutto nella fascia 9-13. Ecco, quindi è giusto che a tutto volume punti anche su questo. E allora al Centro Commerciale Culturale di Via Matteotti verrà allestito proprio un quartier generale per ragazzi, quindi anche con spazi per famiglie, esposizioni di libri e tutti gli incontri per ragazzi saranno tutti lì nei pomeriggi del venerdì e sabato, proprio dalle 5 fino alle 9 di sera, con 8 importanti autori. Bene, grazie ad Alessandro Di Salvo, direttore artistico e organizzativo di A Tutto Volume, Libri in Festa a Ragusa, la manifestazione giunta alla 13ª edizione, che rappresenta veramente una novità importantissima, salutata via via con piacere, con stupore, ma adesso si è preso atto, insomma, della sua stabilità, della sua crescita continua, ed è un grande momento culturale, non solo, che ha fatto anche conoscere in Italia e nel mondo un pezzo di questo territorio che magari chi arriva per la prima volta in qualche modo tende ad apprezzare per varie ragioni, e in questo caso i libri, però, pur essendo i protagonisti, aiutano anche a questo, ma comunque conservano la loro centralità, perché se è anche vero che si legge poco, non è detto che questo dato non sia modificabile, come appunto esperienze come questa dimostrano. Grazie ancora ad Alessandro Di Salvo, grazie a quanti ci hanno seguito, prossimo appuntamento come sempre con Fatti e Opinioni.